Salve, sono Salvatore Di Marino del Popolo della Famiglia di Napoli. L'Italia viene spesso definita come il popolo delle partite IVA. Partite IVA che vengono viste non come strumento, ma come surrogato di un posto di lavoro serio. Ebbene, c'è bisogno di formazione, c'è bisogno che i nostri giovani si formino già dalla scuola per poter affrontare in maniera seria e corretta, in maniera professionale, il mondo del lavoro. Ne parla con voi Maria Di Nolfo. La soluzione è una sola, si chiama crescita. L'Italia o torna a crescere o puoi fare tutti gli artifici di governo che vuoi inventarti, non succederà mai nulla. Per tornare a crescere cosa deve accadere? Deve aumentare la cosiddetta domanda interna, cioè i consumi devono continuare a cominciare a essere significativi. Se tu continui, per esempio, sulle politiche familiari a prendere già una cosa che è ridicola come il bonus bebè, che è di 80 euro al mese, e mettere in finanziaria il dimezzamento di una somma del genere, vuol dire che tu stai cercando non più di tosare la pecora, la stai scuoiando. Allora noi dobbiamo costruire delle condizioni, lo descrivo nel reddito di maternità, lo descrivo nel quoziente familiare, per tornare non solo a mettere in termini valoriali dei denari nelle tasche delle famiglie italiane, ma perché questo sia l'indice della ripresa, perché poi quelle consumeranno e consumando riescono a riattivare un ciclo economico virtuoso che diventa occupazione, che diventa impresa, che diventa ricchezza, diventa lavoro. Questa è una cosa fondamentale. Perché il tessuto sociale dell'Italia, a differenza di altri tessuti economici nel mondo, è composto da una miriade, sono 2.600.000, piccole imprese, che sono imprese familiari, che sono imprese familiari della piccola imprenditoria, della media imprenditoria, o dell'artigianato, o del commercio, ma l'Italia è fatta nel tessuto connettivo, anche economico, da questo. Se riparti da questo, allora riparti. Fai crescere il paese non dell'1,5%, una crescita ridicola rispetto a quella che hanno i nostri partner europei, non a caso sono 26esimi su 27, ma riparti con una percentuale molto più alta e allora sì, torniamo a essere l'Italia, quarta potenza economica del mondo, che sarebbe quella la nostra condizione naturale. Ciao, sono Paolo Buonaiuto del Popolo e la Famiglia di Napoli. Perché i figli dei ricchi debbono andare alle scuole private, mentre i poveri debbono per forza andare nella scuola pubblica così bistrattata, così poco finanziata? Per cui il Popolo della Famiglia propone il costo di sostenibilità standard per ogni alunno, dare un bonus ai genitori, soprattutto ai genitori poveri, perché scelgano la scuola che vogliono per i propri figli. Sarebbe un risparmio incredibile per lo Stato. Leggi il nostro programma e segui le parole del nostro presidente Mario Adinolfi. Ciao. La libertà scolastica è un altro tema centrale. Non è giusto che mia figlia, che va a scuola dalle suore, debba pagare una retta a differenza di chi va a scuola pubblica. Noi riteniamo che integrare il sistema pubblico-privato, o meglio la scuola statale con la scuola non statale, ha due effetti: dà libertà educativa ai genitori che possono scegliere dove mandare i propri figli a scuola, e in più abbatte i costi. Una proposta di riforma scritta da Suor Anna Monia Alfieri evidenzia come il bambino che va in scuola non statale costa infinitamente meno allo Stato. Dunque tu avresti degli elementi di risparmio importante per poter investire denari sulla scuola pubblica devastata, ma allo stesso tempo integrare pubblico e privato per un'offerta finalmente scolastica di qualità ai cittadini italiani. Sono Marianna Puzzo del Popolo della Famiglia. Intendo battermi perché sia approvata la proposta di legge sul reddito di maternità, affinché ogni donna possa godere di autonomia economica senza dover delegare la crescita e l'educazione dei figli ad altre persone. Come primo decreto legge, dovessimo entrare in maggioranza di governo, abbiamo la proposta del reddito di maternità. Secondo noi la mamma, la donna madre, deve essere riconosciuta come lavoratrice. Abbiamo la tragedia della denatalità, non nascono più i bambini, quindi dobbiamo trovare una soluzione. Noi abbiamo individuato, al posto del reddito di cittadinanza che rischierebbe solo di creare inattività, una chiave valoriale, chiamandolo reddito di maternità, per le donne che avendo un figlio vogliono dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio e della famiglia. Sarebbe un reddito di 1.000 euro al mese, riconosciuto per i primi 6 anni, poi da verificare secondo l'impatto sulla finanza pubblica.